si è combattuto sul San Martino 70 anni fa. La prima battaglia partigiana combattuta in provincia di Varese, grazie alla quale iniziò la resistenza. Secondo, siamo qui per condannare, per respingere le provocazioni che ancora quest'anno si sono fatte sul Monte San Martino da parte di organizzazioni di estrema destra. Sono giunti con 200 croci runiche, con uno striscione infame che hanno violato il sacrario del San Martino, dove sono sepolti i resti dei nostri caduti. Terzo, siamo qui per ricordare all'amministrazione comunale di Varese che quello che è scritto su quella lapide, che ha 50 anni di vita, deve essere rispettato anche oggi. Anche oggi le istituzioni, non solo i partiti, non solo le associazioni, tutti hanno il dovere di ricordare quegli anni durante i quali l'Italia si è ribellata alla dominazione nazista e ha conquistato la democrazia, la libertà che sono scritti nella nostra Costituzione repubblicana. Per questo ci troviamo qui, nel cortile di questo comune, che fra i primi ha preso parte attiva alla resistenza, ricordando molti nostri compagni caduti come Claudio Macchi e come altri, Gianni, che è il fratello dell'ingegner Gianni della FIVL, che qui è con noi oggi a ricordare quegli avvenimenti. Questo vuol dire che l'impegno nostro non è solo quello odierno, ma continua nel tempo, continua grazie anche al contributo dei giovani. Ma io voglio ricordare una cosa soprattutto. Qui abbiamo oggi riuniti partiti democratici, associazioni di volontariato, giovani, che le ringraziamo sentitamente. Fra questi ci sono le delegazioni della CGIL, della CISL e della UIL, che hanno deciso di partecipare con noi. Ebbene, questo è molto significativo. Perché? Perché noi tutti sappiamo come ci sono oggi dissensi profondi tra le associazioni sindacali su problemi odierni. Ebbene, hanno saputo superare queste divisioni e insieme hanno partecipato oggi con noi. Grazie amici della CGIL, della CISL e della UIL. Voi avete, così facendo, avete imparato la nostra lezione. Sì, perché allora non avevamo tutti la stessa idea. Ognuno aveva giustamente le sue idee, ma riuscimmo a mettere da parte le nostre idealità per confluire insieme in un grande movimento unitario di lotta contro il fascismo e contro il nazismo. Uniamo le nostre forze, perché nella democrazia ogni conquista è possibile, nella dittatura invece nulla è garantito per il futuro. Quindi insieme, come siamo qui riuniti grazie all'appello dell'ANPI, insieme adesso parteciperemo al corteo fino a Largo Resistenza, dove le varie forze politiche e sindacali che lo volessero possono esprimere il loro giudizio sugli avvenimenti che sono stati richiamati, sulla giornata di oggi, sulla democrazia italiana che sta vivendo giorni difficili. Grazie per la vostra presenza, insieme con correttezza e con spirito democratico andiamo tutti insieme in Largo Resistenza. Grazie!